Conflavoro PMI Varese ha dato il patrocinio a Sex Solution Forum. Al presidente Giuseppe Ligotti chiediamo chi rappresenta l'associazione e perché partecipare. Conflavoro PMI Varese rappresenta le piccole e medie imprese, dalle imprese artigiane alle imprese industriali di medie categorie, con tutti i settori di riferimento, quindi dall'artigianato all'industria metalmeccanica, al turismo, al commercio. E il nostro obiettivo è quello di supportare le aziende nella loro vita quotidiana, nell'affrontare quelle che sono le problematiche che si riscontrano giornalmente in materia di lavoro, in materia amministrativo-fiscale, in materia di privacy, di sicurezza. Ci avvaliamo della collaborazione e della sinergia dei consulenti aziendali, quindi siamo associazione datoriale che non si sostituisce ai consulenti aziendali, ma che invece lavora a fianco dei professionisti incaricati dell'azienda, perché sono quelli che hanno il polso della situazione, e insieme a loro si cerca di risolvere eventuali problemi e casomai di anticiparne la creazione e quindi di consentire alle aziende di avere una programmazione di medio e lungo periodo sui temi che possono ovviamente interessare la vita aziendale, ma anche la vita lavorativa dei lavoratori all'interno delle realtà stesse. Quest'anno credo sia particolarmente interessante la partecipazione al Sex Solution Forum, perché tratteremo un argomento di primaria importanza, forse molto pubblicizzato sulle testate giornalistiche e a livello mediatico, ma ancora poco conosciuto da tutte le aziende nella sua operatività. Stiamo parlando del welfare aziendale, della sua applicazione, tant'è vero che il titolo di quest'anno sarà I primi 10 passi verso il welfare aziendale. Questo perché si vuole dare proprio un'impronta operativa, oltre che normativa, dell'argomento, e quindi guidare l'imprenditore verso la creazione di una politica di welfare aziendale che può portare a numerosi vantaggi in termini economici, non solo per l'azienda e per i dipendenti, ma in termini economici anche nella possibilità di partecipare a appalti pubblici, nella possibilità di ricevere finanziamenti a tassi agevolati, e quindi un'ulteriore spinta all'attività aziendale, alla produttività e al benessere di tutta l'azienda. Per partire con una politica di welfare aziendale, se si studia in 2 mesi hai studiato una politica di welfare aziendale, sei già operativo. Poi, chiaro, tutti i processi vanno gestiti per gradi, quindi chiaramente inizi con una fase embrionale per abituare aziende e lavoratori allo strumento, perché c'è da capire che i beni e i servizi non sono soldi, ma comunque esistono degli strumenti che sono a disposizione delle aziende e dei lavoratori che danno la possibilità di godere appieno del beneficio del welfare aziendale, e quindi in tutti quei beni e servizi che sono veramente tanti, dei quali si può godere, per poi andare ad aumentare progressivamente questa fase, e quindi questi importi, questi crediti, e si arriva anche a processi, magari dopo 2 o 3 anni si arriva ad avere dei welfare aziendali che magari sono anche a una cifra prima del punto degli zeri. Quindi voglio dire, se pensiamo che il benefit oggi più conosciuto sono i 160 euro al mese dei famosi buoni pasto, no? E si pensa di fare già che cosa, arrivare a dare magari al dipendente 1.500-2.000 euro all'anno in welfare aziendale, vuol dire arrivare veramente a considerare positiva e consistente una politica di welfare nei confronti oltre al rilancio dell'economia, perché essendo beni e servizi, non dimentichiamoci che il valore indotto è quello di rilanciare i consumi, quello di rilanciare l'economia. Quindi c'è una crescita indiretta anche di quello che è il PIL nazionale. Quindi i benefici è che non è conosciuta. Non si conosce o si ha paura di applicarla perché magari non si sa come applicarla. Ecco perché il tema di quest'anno è proprio i primi 10 passi verso il
proprio per dare delle... È molto più semplice di quello che si possa pensare. Lo scenario personalmente lo vedo positivo per quanto riguarda chiaramente il tema del quale stiamo trattando. Perché? Perché negli ultimi anni abbiamo visto come anche le politiche governative abbiano sempre dato più impulso alle politiche di welfare aziendale. Le politiche di welfare perché? Perché abbiamo visto che tornando un pezzettino indietro, i famosi fringe benefit, che sono comunque una politica di welfare, benché limitata negli importi, hanno avuto uno sviluppo progressivo dall'anno della pandemia fino a oggi. Perché dal 2020 il famoso importo di 258 euro annui a favore dipendente è stato elevato fin da prima a 500, poi a 600, poi a 3.000, poi quest'anno ha subito ulteriori variazioni raggiungendo l'importo dei 1.000 per i lavoratori che non hanno figli e esteso fino a 2.000 euro all'anno per tutti quei lavoratori che abbiano figli a carico. Quindi la politica governativa va verso un incentivare le politiche anche di welfare. Sono state inserite misure importanti come il pagamento del rimborso del canone di locazione per l'abitazione principale, così come il rimborso delle utenze domestiche, è stato confermato anche per l'anno 2024. Quindi un forte impulso a quella che è proprio la sostenibilità delle spese familiari. Lo stesso indirizzo lo si vede nelle politiche di welfare, quindi poter estendere ulteriormente queste indicazioni alle politiche di welfare dà una possibilità di ampliamento e di superamento di alcune barriere culturali che pensano che determinati servizi o beni non si possano far rientrare all'interno di un determinato comparto, no? Di un determinato paniere. Questo invece il governo ci sta dimostrando che è assolutamente una barriera culturale, perché a fine anno 2023 ha inserito intanto il carrello della spesa tricolore, dove addirittura ha calmierato i prezzi, evidenziando come la spesa quotidiana, quindi la spesa di tutti i giorni, rappresenti effettivamente un'emergenza sociale. Quindi inserendo chiaramente per un periodo di tempo limitato, perché il governo chiaramente ha a disposizione delle risorse limitate e anche il tempo deve essere limitato per l'utilizzo di queste risorse. Diverso è invece costruire una politica di welfare aziendale che veda partecipe l'azienda, che mette a disposizione delle risorse per proseguire nell'indicazione del tragitto tracciata dalla politica governativa. Cioè bisogna saper cogliere anche quelli che sono i messaggi che il governo manda attraverso delle politiche sociali. E l'attenzione dei consulenti sta proprio a questo. Noi come Conflavoro stiamo presentando proprio alcune misure e anche proposte legislative per seguire quelle che sono le indicazioni governative. Quindi lo sviluppo nello specifico tema io lo vedo positivo, c'è un'attenzione alle famiglie, alle donne. In questi ultimi mesi si è rafforzata ancora la figura femminile all'interno delle aziende, non perché ne avessero bisogno, ma perché la donna comunque è chiamata a svolgere molto spesso un duplice ruolo, ruolo di lavoratrice, di imprenditrice, ma anche di coordinatrice della famiglia, perché è così e sappiamo benissimo che molto spesso la famiglia si basa sulla figura femminile centrale e deve ritrovare il tempo per coordinare i figli, per coordinare il marito, per coordinare la casa, per coordinare il lavoro o l'impresa. Per cui anche in questo senso noi stiamo supportando quelle che sono le iniziative governative con la possibilità di assumere con agevolazioni e donne chiaramente che rientrino nel tessuto lavorativo. Le stiamo proponendo attraverso Confalavoro Impresa Donna delle specifiche attività e proposte legislative per le donne imprenditrici e per le donne lavoratrici.
con un ricorso al welfare aziendale, con un ricorso a una normativa sulla maternità e paternità, chiaramente, con un ricorso anche a rivedere alcuni parametri legislativi per quello che riguarda la malattia delle donne imprenditrici nello specifico, perché la donna imprenditrice che si ammala, ahimè, non gode, così come l'uomo imprenditore, al pari, non gode di determinate agevolazioni. Quindi, in un'ottica di sostegno alla famiglia e quindi al welfare, il governo sta aprendo e sta dettando delle linee e Conflavoro è allineata ed è attenta a queste aperture, portando chiaramente le sue proposte anche a livello governativo per cercare di stare sempre di più a fianco delle imprese e dei lavoratori, perché ricordiamoci che l'impresa non è formata solo da imprenditori, l'impresa è formata dagli imprenditori, ma soprattutto dalle aziende, dalle persone che lavorano all'interno di queste aziende, che giornalmente consentono di avviare l'attività e di portare avanti quindi quella che è il risultato, l'obiettivo che l'imprenditore si è prefisso. La percezione generale intanto è di diffidenza. Di diffidenza per un semplice motivo, perché questa diffidenza viene dalla non conoscenza della specifica norma, della specifica opportunità. Quindi, la diffidenza si trasforma un po' in scoraggiamento, ok? Quindi, ma non lo faccio perché tanto non risolvo il mio problema, perché tanto non c'è soluzione. Quando invece si inizia a instaurare un dialogo con l'imprenditore, dici no, aspetta, probabilmente non è che abbiamo la bacchetta magica, quindi non possiamo risolvere tutti i problemi che tu vivi quotidianamente, ma ci sono alcuni problemi che potrebbero essere risolti per andare incontro a quelle che possono essere le tue necessità e dei tuoi collaboratori aziendali, dei tuoi dipendenti. Sediamoci al tavolo, inizia a capire cosa potrebbe essere. Quindi si entra un attimino a trasmettere quelle che sono le nozioni e le informazioni per aiutare l'imprenditore a capire e a conoscere. Ecco che da questa diffidenza e da questo scoraggiamento, a quel punto si ha un passaggio che è invece quasi euforico, perché quando si arriva a trasmettere determinate informazioni, l'imprenditore dice: ma davvero posso fare questo? Ma sul serio? Ma perché non me l'ha mai detto nessuno? Ecco che allora si passa dalla diffidenza all'euforia. Lì poi dobbiamo contenere l'euforia, perché poi dopo abbiamo il problema opposto, ok? Però ecco, il bello di questa, diciamo, attività è quello di trasformare la diffidenza e lo scoraggiamento in euforia, cioè dare nuova linfa ai nostri imprenditori. Questa euforia è supportata dal fatto che non stiamo parlando dei canonici sistemi fiscali del credito d'imposta, della compensazione. Le politiche di welfare, al di là dell'investimento che l'impresa decide di fare a favore dei propri collaboratori aziendali, dei propri dipendenti, non concorre al pagamento di contributi e imposte. Cioè, non è che io maturo un credito che poi mi devo vedere rimborsato in qualche maniera con i tempi da parte dell'erario, dell'INPS. Cioè, quello che io faccio come investimento, 100 vale 100 e non mi produce proprio costi di natura contributiva e di natura fiscale. Capito questo,
si comprende perché l'imprenditore poi abbia quell'euforia, perché vede il vantaggio reale per l'azienda e per i suoi collaboratori. Cioè, se io do 100 e do 100 in beni e servizi ai miei collaboratori aziendali, ai miei dipendenti, io ho un costo di 100 e entrambi ne abbiamo un beneficio immediato, capito? Quindi si supera quella paura, quella diffidenza che dicevi proprio tu nei confronti dell'erario, che molto spesso per tutto il sistema chiaramente statale ha dei passaggi burocratici anche che molto allungano le tempistiche. Poi qua invece le tempistiche sono azzerate completamente, quindi è immediato e questo è un fattore chiaramente che produce euforia e che dà quella spinta a quegli imprenditori che, come dicevi tu, hanno voglia di investire, che sono ancora tanti, e di lavorare sul territorio. Anzi, questo si vede soprattutto nei giovani. I giovani che si avvicinano all'attività di impresa, che hanno voglia in tutti i settori, stiamo riscontrando tanta attività anche nel settore agricolo. Nel settore agricolo c'è un ritorno, della classe giovane a creare imprese chiaramente strutturate con procedure, moderne, che si nella tradizione della produzione dei prodotti, perché questo è importantissimo, sono attenti alla tradizione e al territorio, ma con tecniche moderne, tecniche non solo di produzione, ma anche di comunicazione, di vendita, quindi di logistica. E questo è molto, molto, molto importante. E anche qui noi stiamo dando un supporto sul territorio, proprio alle nuove aziende formate da ragazzi e ragazze, eh? E quindi anche la figura femminile, anzi, sono forse le ragazze hanno quell'imprinting in più, che dà una spinta propulsiva aggiuntiva. Quindi la prima cosa che occorre assolutamente fare è un processo di formazione e informazione. Oggi abbiamo organizzato un corso sulla privacy con Ethos Academy, proprio per cercare di iniziare a dare delle risposte anche operative a quelle che possono essere i quesiti e le normative e le novità normative. Per cui cerchiamo anche qua di essere vicini alle nostre aziende, cercando di far veicolare il messaggio che tutti abbiamo il nostro consulente privacy. Tutti abbiamo chiaramente il professionista che ci segue, perché siamo rispettosi di quelle che sono le norme, chi più, chi meno, ovviamente non il 100%, conoscendo e sapendo quanto sia complessa la materia, si ha sempre paura di non essere a posto al 100%, okay? Perché purtroppo è una maniera estremamente complessa. Perché oggi la possibilità di sostituire o di sostituirsi ai reali mittenti da parte degli hacker è veramente molto facile, è alta. Quindi a volte si aprono degli indirizzi che sembrano provenire da un indirizzo attendibile, e ahimè, invece dietro c'è qualcuno che attendibile non è. Quindi questo è un tema assolutamente importante. Noi abbiamo iniziato a muoverci subito come Conflavoro per cercare di informare i nostri associati e di fornirgli il supporto formativo per poter comprendere il processo. È un sistema che chiaramente sarà ancora in evoluzione, perché questo dettato normativo sicuramente avrà ulteriori implementazioni, verrà ampliato e rivisto, per cui noi cercheremo tempestivamente di informare i nostri associati anche attraverso corsi e webinar gratuiti per consentirgli di rimanere sempre attenti a seguire quei processi per evitare di limitare lo scambio di email, perché la paura è: allora non uso più le email, allora non faccio più questo. No, non è questo. Devi stare attento a cosa inserisci nella mail, a cosa puoi mandare per mail.
e avere quei sistemi di protezione che sicuramente esistono, okay, per garantirti almeno il 90%, parliamo del 90% di sicurezza, perché purtroppo un 10%, nonostante tutti i sistemi, un po' come quando monta l'antifurto più bello, più tecnologico sull'auto, no? La sicurezza che al 100% non ti rubino la macchina perché tu l'antifurto satellitare non ce l'hai. Diciamo che hai un'alta percentuale che quell'auto non venga rubata. La stessa cosa è col discorso delle mail. Quindi è sicuramente un argomento interessante che va legato poi a tutto quello che sarà e che è il divenire anche dell'intelligenza artificiale, che oggi sta avendo uno sviluppo in tutti i settori, in tutti i campi, positivo o meno positivo, perché attenzione, con l'intelligenza artificiale siamo in grado di operare da Roma a un paziente a Torino, non è una cosa di poco conto. Siamo in grado di scaricare informazioni attraverso i software che sono dotati di intelligenza artificiale in pochi secondi. E quando prima magari richiedevano determinate ore o giorni di lavoro. Questa è la parte positiva. Poi la parte negativa, come tutte le cose, ahimè, usata impropriamente può diventare un pericolo. Lo stesso per le mail, quello che dicevamo prima, sono due concetti che vanno praticamente collegati di pari passo. Sapere come posso utilizzare al meglio gli strumenti che ho a disposizione anche dell'intelligenza artificiale o dei contratti email sicuramente mi porta anche qua dei valori aggiunti di produttività, di competitività rispetto a coloro che invece preferiscono chiudere, okay, o non aggiornarsi. Oggi non possiamo permetterci di non aggiornarci perché ancora più di prima è vera la frase, ma si è sempre fatto così, si è sempre fatto così, ma oggi non puoi più fare così per tanti tanti motivi. Cioè, devi seguire quello che è il flusso di informazioni e di formazione. Quindi anche ancora una volta un argomento importantissimo che richiede tanta attenzione, però confronto con il professionista che segue la materia, il professionista aziendale, e noi siamo a supporto per dare anche formazione per capire cosa il professionista ci sta dicendo. Perché molto spesso, se io non sono in grado di comprendere quello che il professionista mi dice, o non capisco e quindi mi fido ciecamente, posso essere soggetto anche di truffe, perché ahimè può succedere anche questo. O se appena appena ne comprendo il senso, posso avere un valore critico e posso eventualmente capire se la persona che ho di fronte effettivamente sta lavorando in maniera seria o se, come in tutti i settori capita, mi vuole rifilare la classica fregatura del caso, approfittandoci. Il tema della privacy. E così come quello dell'81-2008 sulla sicurezza, sono due temi che molto spesso vengono mal digeriti, no, dall'imprenditore, perché li vede come perdite di tempo, perché li vede come burocrazia, perché li vede come spese, spese, devo spendere per qualcosa che. Attenzione, che la privacy è stato molto bello l'incontro dell'altro giorno con il professionista, perché questo professionista è partito addirittura dalla privacy dalla Divina Commedia. Cioè, all'interno dei passi della Divina Commedia ha letto alcuni passi e ha detto: qua si sta parlando di privacy. Quando i dannati chiedono a Virgilio: ma voi con quale autorizzazione venite qua? E dice il sommo. Cioè, se guardiamo e torniamo indietro di secoli, la privacy è sempre stato un argomento attuale. Ok? Quindi conoscere i processi ti consente veramente di lavorare meglio e vedere le opportunità. Poi, come tutte le opportunità, ci sono chiaramente dei costi, dei corsi, la formazione va fatta, però se fatta in maniera seria e diligente, sicuramente porta anche a una certa tranquillità e a una competitività sul mercato. Ringraziamo per l'ascolto del podcast di Sex Solution. Ti aspettiamo per i prossimi episodi.